Emergenza tasse. Emergenza carovita. Emergenza criminalità. Emergenza sanità. Emergenza rifiuti. Silvio Berlusconi ha messo il paese in ginocchio. Rialzati, Italia. Barbara Montareale è l'amica di Patrizio Taddeo, la signora che ha accusato, ha raccontato di essere stata con il premier Silvio Berlusconi una notte a Palazzo Grazioli. Come arrivaste a Roma, lo ricorda? Con lei, con Patrizia. Dico, in aereo? Sì. Lei pagò per il viaggio? No, no. Patrizia le disse che era una festa a casa del Presidente del Consiglio? Sì. Però io specifico che lei è un escort, io no. Che gli disse Tarantini? Che avremmo raggiunto il palazzo per poi andare a cena. Le disse che sareste andati a casa del Presidente del Consiglio? Sì. E in quell'occasione concordaste un compenso? Lì per lì no, perché pensavo fosse scontato che ci dovesse essere un gettone di presenza per la mia presenza. Come andò questa cena? Molto tranquilla, ho conosciuto il Presidente che è stata una persona molto cordiale e disponibile. In quell'occasione le fece dei regali? Sì, degli omaggi, lui li chiama degli omaggi, che qui sono collane, bracciali, orecchini. Eravate quindi soltanto voi ragazze e il Presidente Berlusconi? E Tarantini. Ah, c'era anche Giampaolo, quindi. Io ero convinta che Tarantini lavorasse per il Presidente, perché dato che ci accompagna, ci porta, è a disposizione, ci paga la stanza, mi fa i biglietti, e quindi io non sto andando per Tarantini, sto andando per il Presidente, penso che è un uomo che lavora per lui. Ci racconti, finita la cena, che cosa accadde esattamente? Accadde che noi ritornammo in camera e Patrizia rimase. Rimase da sola? Sì, da sola, perché sia io che l'altra ragazza fumo riaccompagnate così come erano i patti. E quindi lei rimase ed era esplicito che era un escort. Quindi Patrizia rimase per lavorare? Sì, per il dopo cena. Senta, e invece lei ha detto che tornava in albergo, sì. Ricorda in che albergo? Il Valadì. Chiamiamo Patrizia, lei mi dice, Patrizia è rimasta per lavorare. Sì. Perché tutti sapevano che quello è il suo lavoro, cioè quale? Escort, nell'interlambarese sanno tutti che è escort di lusso. Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sapeva che era un escort? E presumo di sì, perché tanto lei non nasconde il suo lavoro, perché tanto vive di quello. Lei qui Patrizia quando l'ha rivista? Sono rimasta sempre in contatto. No, dico, quella sera è rimasta. L'ho rivista la mattina dopo. Dove? Che è ritornata in camera, perché avevamo la stessa camera e è ritornata in albergo alle 8 di mattina. Quindi condividevate la stessa camera? Sì, abbiamo avuto una camera per due. Ho capito. E che cosa le disse quando è rientrata? Mi racconto che è rimasta col Presidente tutta la notte a non fatto sesso. Le disse esattamente così? Sì, sì. E le aggiunse non so qualche altro particolare? Sì, che comunque Tarantini disse che la ragazza che rimane comunque il Presidente contraccambia con un regalo monetario. Economico? Sì, sì. Senza soldi non... Senza soldi non lavoro, perché certo. Io se sono su una passerella sfilo, lo faccio per lavoro, per soldi, se vengo a fare immagine lo faccio per soldi. Senta, ma poi lei rivide il Presidente del Consiglio dopo... Sì, quella volta non ci andai più quando mi chiamò che io ero fuori, mi richiamò una terza volta per andare in Sardegna e ci andai. Ricorda quando? Era gennaio. E le disse qualcosa? Mi disse che ovviamente per la mia prestazione d'immagine mi dava il gettone di presenza. Quanto? 1.000 euro. E gliel'avrebbe pagato chi? Sempre lui. Tarantino. Sì. Mi venne a prendere da casa, mi porta a Roma e da Roma da Ciampini vado con un aereo piccolo privato. Un aereo privato? Sì. E incontrò Berlusconi? Sì, sì, sì. Ma lei per esempio come lo chiamava Berlusconi? Silvio. Solo tutti Silvio lo chiamavate? No, le altre ragazze erano tante in Sardegna, avevano più confidenza, sembra che si conoscessero da una vita, quindi lo chiamavano Papi. Tutte quante Papi? Sì. Molto, loro molto bamboline e lui molto Papi. Mi sono sembrata simpatica perché ha continuato con me a parlare tutta la serata, come se ha voluto conoscermi meglio. L'ha ricompensato in qualche maniera? Non è stato proprio ricompenso, perché già dal pomeriggio parlavamo tanto.
E lui mi ha detto, che hai? E ha detto, problemi. Quali sono i tuoi problemi? Che sto se non riesco a pagare la bolletta, per esempio. Quindi mi ha regalato, mi ha fatto un regalo monetario, però non è stato un ricompenso. Dai, almeno per un po' ti faccio stare tranquilla. Io l'ho abbracciato e gli ho detto, ma allora ti ha mandato Dio sulla mia strada. E lui mi ha dato un bacio in fronte. Senta, ma che lei ne sappia, un regalo, Berlusconi l'ha fatto anche alla ragazza, Tarantini aveva detto qualcosa? Non lo so se ha fatto dei regali alle altre ragazze, però Tarantini mi disse che la ragazza che dopo resta a letto, se è un escort e resta a letto, sicuramente viene ricompensata, viene pagata. E quindi mi ha richiamata, nonostante tutto sapeva che non era un escort. L'ha richiamata lui o tramite Tarantini? Tramite Tarantini mi ha fatto richiamare, che era un'altra testa. Ricorda quando? Il periodo bene no, però il giorno no, però era il periodo che poi è morta sua sorella. Quindi dovevamo fare la festa in Sardegna. Io accettai di andare, però poi è stata annullata perché c'è stato il lutto in famiglia. Comunque, nonostante Berlusconi fosse stato così gentile con lei, anche in quel caso lei sarebbe stata fatta pagare per la presenza? Sì, da Tarantini sì. Il gettone di presenza per l'immagine. Il lavoro. Senta, per concludere, lei sapeva che Patrizia aveva deciso di raccontare la sua storia? Sì, siccome eravamo amiche, quindi con me si è confidata e mi ha detto ok, io sono, essendo un escort, ho lavorato con lui, ho avuto la prestazione sessuale, lui non mi ha pagato, però in compenso mi ha fatto una promessa. Nel caso in cui non manterrà questa promessa, io so come fare perché mi sono prevenuta. Senta, lei è stata mai invitata a presentarsi a delle elezioni con il centrodestra? Sì, infatti sono stata candidata alla circoscrizione del partito di destra, la Puglia prima di tutto, però non c'entra proprio niente Berlusconi. Il PDL difende la linea del Premier. È in corso una indegna operazione di sciacallaggio sulla piazza nel tentativo di colpire il Presidente del Consiglio, ma gli italiani non ci cascano più. Io spero che non capiti mai nulla di simile alle figlie e alle famiglie dei politici, degli editori e dei giornalisti impegnati in questa campagna infame. Emergenza tasse, emergenza caro vita, emergenza criminalità, emergenza sanità, emergenza rifiuti. Silvio Berlusconi ha messo il paese in ginocchio. Rialzati, Italia.